Buonasera a tutti, porto il suo dell'amministrazione, ma soprattutto per me è un onore essere qua, perché una manifestazione che è arrivata alla 27esima edizione significa tanto. Veramente questo è dovuto allo spirito di aggregazione che vi accomuna un pochettino tutti quanti, io dico la testardaggine di un gruppo di amici che da anni crede in un progetto, ma soprattutto nel progetto dell'amicizia, dello stare assieme e soprattutto quello dell'amore del mare e soprattutto del nostro territorio. Io ringrazio a questo gruppo di amici che ogni anno lavorano tutto l'anno per trasmettere delle emozioni che sono uniche, che rappresentano una sorrendo la nostra storia e la portano un pochettino in tutto il mondo. Io ringrazio a questo gruppo di amici, posso dire capitanata dal comandante Antonetti, ma a tutti gli amici che non ricordo i nomi di tutti, ma soprattutto a voi che trasmettete quell'emozione, quella cultura anche ai tanti giovani. Vi vedo di nuovo alla imbarcazione di Don Bixio e fa piacere quindi avere sempre dei giovani e tanti bambini. Un'altra cosa emozionantissima oggi è stato il varo di una barca che per me è stata la prima volta a vederla e non nascondo mi sono sceso un po' qualche lacrima. Perché vedere un maestro d'ascia, uno degli ultimi che è rimasto qui a Sorrento, varo insieme ai nipoti e figli, è stato veramente qualcosa di unico. Ma questo è grazie un pochettino a quell'amore che date tutti quanti per la nostra storia. Quindi io vi ringrazio e l'appuntamento è sempre al prossimo anno qui a Sorrento del Porto e quindi ringrazio tutti quanti che danno la loro disponibilità e il loro entusiasmo a questi eventi. E quello dell'anno prossimo voglio aggrappare a quello che dice l'assessore Gargiulo. Io ho da consegnare questo prezzo a una persona speciale, una persona che ha dimostrato il suo animo anche è venuto lui con una piccola tasca a cercare di salvarsi. Ed è il mio posto. Consegna a te Mario Gargiulo, io volevo, questo sarà il logo, questo te lo dico mo, io ne ho approfittato per fare il salario, ma io già avevo un pensiero, questo sarà il logo del prossimo trofeo Edoardo De Martino. Grazie tanto. Ora siamo arrivati al dunque, perché queste sono tutte cose. Rivoli di un trofeo Edoardo De Martino. A chi va il trofeo Edoardo De Martino 2015? A me. Solo Mario Pazzo poteva parlare così. Solo Mario Pazzo poteva parlare così. Il trofeo Edoardo De Martino, sapete come si assegna, lo voglio dire perché si assegna con una prova di regata e una prova di omologia della tecnica. La prova di omologia ed autenticità l'abbiamo assegnata al Gozzo Sant'Anna. Il Gozzo Sant'Anna che vi ho spiegato perché il Gozzo Sant'Anna e quindi vince anche il trofeo Edoardo De Martino del 2020. Opera dell'artista sorrentino Gino Aiello. Premia Gino Aiello. Premia Gino Aiello. Gino Aiello, dove? No, a dire bene che è stato meritava, tutto ciò lo meritava. Questa, posso dire una cosa, è la vittoria di una persona che in questo momento non è presente. È la vittoria del nostro catalogo. E della perché non ci sta? Famiglia, perché il figlio ha continuato la sua attività, perché gli altri
noi che lavoriamo con lui siamo orgogliosi perché ci consente di avere il ci sono tanti motivi per cui questo premio va, ma il motivo principale, cioè il motivo principale, bisogna che questo motivo, Massimo lo dico anche a te, bisogna che questa tesi, questa teoria, che un gozzo, la teoria è questa, un gozzo costruito sulle sagome di 200 anni, sui garbi di 200 anni fa e dalle stesse mani che hanno costruito i gozzi nel 1950, sia una barca a tutti gli effetti d'epoca. Io per sarà andato molto debole di non ci sente, non ho sentito, debole di origine. Ok, grazie a tutti, di avermi ascoltato, già io ho una voce antipaticissima, quindi mi avete ascoltato per quasi mezz'ora, quindi vi ringrazio tanto. E... c'è il buffet, la mia.